giorno di festa, un giorno di sensibile attenzione verso quelle persone che sono, diciamo così, per condizioni di vita un po' più sfortunate rispetto agli altri, e far sentire loro calore, vicinanza, fraternità, credo che sia una roba assolutamente utile e importante, soprattutto in momenti come questi dove anche i temi dell'inclusione e della solidarietà a volte hanno letture non sempre giuste. Don Erio, questa iniziativa, insomma, un modo per festeggiare il Natale anche per chi insomma, è più solo e ha meno possibilità. È un modo molto originale che ho trovato qui a Modena, sono già venuto lo scorso anno, anche perché rappresenta un'alleanza virtuosa tra diverse realtà, il CONAD, la Rotonda, associazioni di volontariato, tra cui anche la Caritas, il Comune, e mi sembra che sia proprio un esempio di come l'attenzione alle persone svantaggiate, se si mettono insieme le forze tra istituzioni, volontariato, singoli, può diventare anche un gesto veramente bello, perché molte persone, credo quasi tutte quelle che sono qui, diversamente vivrebbero un Natale in solitudine, e dove magari proprio perché è Natale verrebbe ulteriormente sottolineata la difficoltà di vivere. Invece qui trovano un ambiente sereno ed è un segno molto concreto di attenzione a loro. È importante essere presenti per dare un segnale inequivocabile di apertura e di disponibilità al dialogo. C'è il senso di una comunità che deve essere accogliente, deve avere le porte aperte, deve essere rispettosa, deve sapere che cosa sono i diritti, che cosa sono i doveri, ma soprattutto deve cercare di dare un significato molto profondo, non solo del Natale, delle feste, che ne ha già tanto, ma soprattutto di un cammino, di comunità. Quando un'iniziativa ha una storia così lunga è perché arriva nel profondo. Quest'anno siamo a oltre 200 persone, credo un numero mai raggiunto, è un segno di grande solidarietà, credo nello spirito anche che hanno portato in particolare il nostro nuovo pontefice, e anche qui a Modena credo che si continui in quella che è una tradizione ma che ogni anno rinnova il proprio significato, e di questo crediamo ci sia veramente bisogno, perché si unisce naturalmente il bisogno di tante persone ma soprattutto la dimostrazione di capacità e di solidarietà dei volontari e credo anche delle istituzioni tutte che in questo giorno sono presenti. Questa è un'attività molto importante, importante perché mette insieme il pubblico e il privato, che è una delle forze di Modena. Quando si uniscono le energie personali ma anche economiche del pubblico come il comune, del privato come in questo caso Nordi Conad, la Rotonda, ma anche tutti i negozianti della galleria che hanno lavorato fino a ieri sera alle 8 e che oggi sono qui a passare il Natale insieme a persone che sono solo, che sono in difficoltà o che sono fragili. È una cosa molto importante, non data per scontata, e come dicevi tu anche in un periodo come questo dove le cose rischiano di essere strumentalizzate o vanificate è un segno importante. Questa è una terra abituata a cercare di far star bene le persone. In particolare non ci si accontenta di stare bene per se stessi, ma di aiutare chi ha qualche problema. Questa iniziativa è una delle iniziative più belle del giorno di Natale, più meritorie, perché cerca di dare conforto, sollievo a persone che rischierebbero di rimanere a trascorrerlo da sole o che farebbero fatica a mettere in tavola qualcosa che fosse un vero e proprio pasto.